fatemi sapere nei commenti se volete vedere delle video ricette di quello che faccio io solitamente a casa. Sono delle cose molto semplici, delle cose siciliane molte volte, come per esempio la pasta col macco o la pasta con i piselli che piace tantissimo a mio marito. Quindi fatemelo sapere, io non ho attrezzatura particolare, bestiale e speciale per cucinare. Sono una mamma, una moglie come tutti quanti, e quindi non vi aspettate video professionali da me, però vi farò compagnia sicuramente nei fornelli di casa mia e nella mia cucina. Quindi se volete vedere delle ricette in particolare, fatemelo sapere, di modo che io mi attrezzerò, ma sicuramente ne vedrete una molto speciale molto presto, una ricetta siciliana dedicata al periodo dei morti, quindi per i primi di novembre. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mari e oggi voglio fare con voi un mega 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 haul, beh, mega haul, mega video spesa da Eurospin. Eravamo rimasti veramente senza più spese, sapete quelle spese che si fanno tipo mensilmente, con tutto quello che si conserva poi durante tutto il mese e si consuma piano piano. Ecco, noi abbiamo fatto questo, qualcosa l'abbiamo già utilizzata perché abbiamo fatto la spesa ieri sera, quindi stamattina abbiamo fatto colazione. Quindi voglio partire, ve lo faccio a tranche, vi faccio questo video spesa a blocchi. Cominciamo con la colazione, vi faccio vedere già direttamente questi qua che li state già vedendo, sono i dupe dei goccioli della Mulino Bianco, no, delle gocciole della Pavesi se non mi sbaglio. Comunque sono buonissimi ragazzi, io li bagno anche soltanto nel caffè, mi piacciono da impazzire. Poi andiamo avanti, Corn Flakes, li vedete qua, questa qua era una confezione mega, veramente, il doppio della confezione normale, 750 grammi per l'esattezza, e ci siamo trovati benissimo e li abbiamo presi. Praticamente una confezione di questa costa quanto? Più o meno una confezione di quelli un po' più particolari, diciamo, dai più light ai più ricchi di cioccolato, nocciole, o scusatemi, io sposto le sedie perché da qualche parte le devo mettere queste cose, e quindi li metto qua. E quindi abbiamo deciso di prendere questo. Poi i bambini già li hanno aperti, sono i loro succhi di frutta preferiti, anche se adesso ho comprato un po' di frutta, limoni, eccetera, eccetera, e voglio fare gli estratti che sicuramente sono migliori, sono senza zucchero soprattutto. Comunque questi qua a ace sono, no, a ace, questi qua a questi qua ace sono i loro preferiti e noi li prendiamo spesso. Abbiamo comprato per la prima volta questo yogurt alla stracciatella. L'ho assaggiato, devo dire che a me non piace tantissimo la qualità del cioccolato che c'è dentro. Ai bambini è piaciuto tantissimo, se ne sono mangiati un bel po' stamattina, e se, Alice se l'è portato anche a scuola, gliel'ho messo in un contenitore dell'Avent che ce l'ho da quando era piccolina, quindi e quindi ho preso questo qua. Poi hanno preso questi qui, Adriano li voleva da tempo, multigrain, 6 barrette cereali e cioccolato al latte. Se ne è mangiata una stamattina e poi se ne è portata un'altra come merenda a scuola. Poi abbiamo preso il latte, abbiamo preso 3 litri di latte. Pan brioche, questo qua ragazzi lo compro da un po' di tempo. Questo qui l'ho preso, non l'ho preso da poco, l'ho preso già un paio di volte e devo dire, devo essere sincera, è buonissimo, buono da impazzire, senza olio di palma, ma buono da impazzire. Andiamo avanti. E vi faccio vedere anche le merendine che hanno voluto prendere. Queste qua non le prendiamo spesso, ci piacciono tantissimo. Le trecce. Adriano si è scelto i muffin, lui è più semplice nei suoi gusti, mentre Alice è sempre cioccolatosa. E infatti lei ha scelto questi, i pangoccioli, i dupe dei pangoccioli. Io invece, per me, sia io che Fabrizio, abbiamo voluto provare questi perché memori del buonissimo
biscotto al cocco, sempre della stessa linea, amo essere senza glutine, abbiamo voluto provare i frullini alle nocciole. Quelli al cocco sono fantastici, quindi provateli se ancora non li avete provati e sono veramente buoni. E adesso io devo dire grazie Eurospin. Grazie, grazie perché finalmente avete portato il latte di avena che io amo da impazzire all'Eurospin. Questo è vegan, ovviamente, è biologico, buonissimo, buonissimo davvero. Io amo, io non bevo il latte vaccino da un bel po' di tempo, anche se mangio comunque i formaggi, ma il latte proprio non lo bevo da molto tempo, a parte che non mi è mai piaciuto sin da quando ero piccola. Ho sempre avuto il bisogno di aggiungere caffè, orzo, cioccolato, qualsiasi cosa per non sentirne il sapore. E quindi finalmente sono usciti questi latti vegetali, io sono felicissima, quindi a parte il latte di soia o il latte soia orzo malto che compro sempre qui all'Eurospin, finalmente è arrivato il mio preferito, il latte di avena. Avevo dimenticato questo qui abbiamo preso, l'ho visto stavolta, non so se c'era già, comunque questo qua è il nettare di melagrana, biologico sempre, è uscita tutta la linea biologica, fra l'altro c'è, ho anche un volantino che ho messo da parte, ma, quindi andiamo avanti, cambiamo tipologia e ci vediamo dopo. Scusatemi, avevo dimenticato questi qua. Questi qua i miei bambini li prendono sempre perché a loro piacciono tantissimo e se li portano anche a scuola, io glieli metto nei barattoli di plastica dell'IKEA. Insomma, ragazzi, questi qua gli piacciono tantissimo e beh, se ne mangiano due a scuola e va bene. Sono dei biscottoni ripieni al cioccolato, quindi questi sono i loro preferiti. Passiamo in fretta alle verdure, non possono stare troppo tempo fuori. Alcune le ho già aperte perché ho fatto ieri delle insalate, alcune ancora sono chiuse. Questi qua sono gli funghi champignon che io compro spesso, mi piace tantissimo farli sia cotti che mangiarli crudi nell'insalata e li mangio con c'è un pochettino di condensa dentro. Comunque questa è la rucola, io la compro spesso, mi trovo benissimo, è lavata, è pulita, è buonissima. Ed io spesso faccio delle insalate con rucola, funghi, olio, limone e sale. E se mi capita, quando trovo l'avocado maturo, prendo anche l'avocado ed è buonissimo. Ho preso poi gli asparagi perché voglio fare il risotto agli asparagi. Ho preso anche una bella zucca perché voglio fare il risotto alla zucca. Cominciano i periodi proprio dei risotti, finalmente ragazzi c'è caldo. E insieme alla zucca metto anche delle carote che comunque mi servono anche per fare i miei buonissimi estratti. Ho preso anche questo bustone di, scusate la luce, ho preso questo bustone di spinaci freschi che utilizzerò per fare una bella sfoglia, una torta salata, non so, comunque voglio anche utilizzarli per farmi l'estratto buonissimo con gli spinaci, ragazzi, viene una cosa spettacolare. Scrivetemi nei commenti se vi piacerebbe vedere delle ricette di estratti di frutta e verdura che sono buonissimi, ho l'estrattore, quindi ne approfitto. Se volete, vi faccio qualche video ricetta di estratti che preferisco di più. E continuiamo con il nostro video. Questa è tutta la sezione dedicata al frigo e sono letteralmente sommersa, ragazzi. Cominciamo quindi. Non avevo ancora posato le mie cose, ce n'è uno da un lato e uno dall'altro, va bene. Cominciamo quindi con ananas a fette. Ai bambini piace tantissimo e ogni tanto gliela compro, ma questa qua la utilizzerò anche per farmi qualche estratto, anche se qua c'è la frutta, c'è lo zucchero, quindi non è veramente molto molto consigliato. Comunque andiamo avanti. Il pesto, io tutte le volte che vado all'Eurospin lo compro, questo qua è buonissimo, non è compatto, ma è abbastanza liquido dentro e mi trovo veramente bene. C'è sia con l'aglio che con la versione senza aglio. Poi era in offerta questo qua, ragazzi, è una cosa che mi fa svenire ogni volta che lo mangio. Il mascarpone gorgonzola dolcetto è una cosa veramente squisita. Io lo metto anche sulla pizza.
Ieri sera, tornati tardi, abbiamo deciso di farci dei panini e li abbiamo conditi chi con formaggi, salumi, eccetera, eccetera. Io, che non mangio carne, ho preso questi burger di soia, ne ho presi e ce n'erano due, ma uno me lo sono fatto nel panino, praticamente buonissimo, e ho preso anche le polpette vegetali. Queste già io le ho mangiate, non è la prima volta che le compro, però volevo condividere con voi perché magari molti di voi non sanno se sono buone o no. A me sono piaciute. Io molte volte qualche polpettina o l'hamburger stesso l'ho trito nel Bimby e mi faccio il ragù, con la carne, no, non è proprio la carne, con un ragù di soia. E mi è veramente buonissimo. Mio marito l'ha pure mangiato, mi ha detto non mi sono nemmeno accorto che non era carne, quindi figuratevi. E devo dire che molte volte è meglio, anche se cerco di ridurre veramente al minimo l'utilizzo della soia. Mozzarella di latte di bufala, queste qua sono molto buone, certo ragazzi, sono completamente lontane dall'essere una vera mozzarella di bufala campana, però diciamo che ci possiamo accontentare e anche noi acquistiamo la mozzarella di bufala vera, quella là buonissima. Però, quando non possiamo, quando non abbiamo il tempo, prendiamo queste e ci accontentiamo ugualmente. Queste invece sono le mozzarelle normalissime, erano in offerta e quindi le abbiamo prese pure perché abbiamo intenzione di fare la pizza questo fine settimana. E comunque fanno sempre comodo delle mozzarelle in casa. Questo, è il mio preferito, io lo compro sempre, il filetto di salmone. Preferisco questo qui dell'Eurospin, sinceramente, mi piace tantissimo, è affumicato. Lo utilizzo anche per fare il sushi. Quando io faccio il sushi utilizzo sempre il salmone affumicato, non compro mai quello crudo perché devo essere sicura di comprarlo da chi me lo mette nell'abbattitore e quant'altro. Quindi comunque quando faccio quelle cose veloci, faccio il sushi veloce a casa, prendo sempre questo qua, le metto delle striscioline e siamo tutti felici. Poi i bambini si sono scelti questi. Io non mangio carne, ma i miei figli e mio marito sì, e non posso certo vietarli momentaneamente. Quando saranno i bambini più grandi, in coscienza loro decideranno se voler mangiare la carne o meno. Io, per esempio, non mangio la carne, ma il pesce lo mangio. Comunque, questi qua sono würstel ripieni di formaggio. Abbiamo preso anche questo che è un simil galbanino e devo dire che comunque è buono ugualmente, anche se non ha lo stesso identico sapore, ma ci mancherebbe altro. Il burro, questo qua burro bavarese, a me piace tantissimo, anche se mi piace anche quello semplice, però questo è molto particolare, un gusto molto più sfizioso. Il grana padano grattugiato. Eccola qua la sfoglia. La sfoglia fresca era in offerta e ne ho prese due. Vi voglio far vedere il video dove vi preparo la cipollina, che è un pezzo di tavola calda tipico siciliano, tipico catanese, perché fuori Catania non c'è più la cipollina, e io ve lo faccio in versione grande, non mangiando io il prosciutto ogni volta, sono alla ricerca delle cipolline e a questo punto ho deciso di farmele io in casa, così mi tolgo lo sfizio, diciamo, mi tolgo il piacere, mi prende il piacere di mangiare una cipollina che mi è piace tantissimo. Sottoli, funghi e melanzane, ieri li abbiamo utilizzati proprio per condirci i panini, infatti sono già aperti e utilizzati. Scusateci, ma in una famiglia normale quando si fa la spesa si aprono le cose, quindi ve le faccio vedere anche se aperte, non fa nulla. Queste sono buonissime, io non so se voi sapete che a me piace tantissimo la Red Bull, e queste sono due energy drink che abbiamo acquistato al prezzo, se non mi sbaglio, di 56 centesimi, una cosa del genere. Era in offerta e come vedete bene è già aperta, la provola dolce, da mettere ovviamente nei panini, è fantastica per gli hamburger perché come vedete è già rotonda, tagliata, perfetta, ed è andata benissimo. Io ho trovato questo che non l'avevo ancora provato e ho voluto prenderlo, Borgo Antico, credo che sia una specie di brie, una specie, un prodotto caseario a pasta molle. Lo proverò, una sorta di bel paese Galbani piccolino o Brie, vi saprò dire perché non l'ho mai aperto, non lo so.
Abbiamo preso anche le piadine. Le piadine, noi ogni tanto abbiamo scoperto che ai bambini piace tantissimo mangiare le piadine, quindi io gliele faccio a mo' di roll, prosciutto, formaggio, gli metto anche un pochettino di insalatina, gliele arrotolo e loro se le mangiano velocemente, sono, anche perché essendo morbide gli piacciono, ma io le utilizzo anche per farci le pizze veloci, sono veramente buonissime, croccanti e sfiziose. Il formaggio spalmabile che noi utilizziamo tanto sia per le nostre pietanze che ho scoperto per dare le pillole a Celia, perché se no non se le prende, lei deve prendere tre pillole diverse la mattina e tre pillole diverse la sera, quindi solo così lei riesce a mangiare le pillole, a prendersi le pillole, perché se no gli devo mettere una per una in bocca, insomma, poverina. Formaggini, ragazzi, non mi linciate, io lo so che i formaggini non sono sani, e questa volta li ho voluti prendere come scorta, sinceramente, perché solitamente prendo altre marche o addirittura prendo la Robiola per fare ai bambini la pasta col formaggino, ma li ho voluti prendere perché ho detto magari, sai, un giorno non abbiamo il tempo di comprare la Robiola fresca, ci ritroviamo un formaggino a casa e quindi una volta ogni mille mai, dico, non fa male, cioè fa male, però insomma, chiudiamo un occhio. Salumi, noi prendiamo spesso questi qua della Portami Via perché sono più freschi, diciamo, non sono esatta completamente sottovuoto, li troviamo abbastanza freschi, diciamo, rispetto al sottovuoto classico. Questo qua è Speck dell'Alto Adige, Alto Adige, IGP. Poi abbiamo preso il salame campagnolo e la mortadella con pistacchio. Passiamo al reparto carne, vi faccio vedere una cosa che da noi c'è la macelleria, fa i freschi, quindi vi faccio vedere una cosa che non credo che fuori dalla Sicilia o fuori da Catania conosciate tutti in tutta Italia. Queste qua sono le polpette di carne di cavallo. Scusatemi, ma io odio già solo il pensiero di un cavallo. Comunque, a Catania è grandissima abitudine mangiare la carne di cavallo. Mio marito la adora, la fa mangiare anche ai miei bambini che la mangiano volentieri e quindi va bene. Questa era un'offerta speciale, la salsiccia semplice. Non prendo quella condita perché spesso ci trovo il peperoncino e poi Alice non la mangia più. Tritato. Offerta speciale anche questa di macinato scelto. Io ci faccio le polpettine nella pasta ai bambini, faccio gli hamburger, faccio il ragù, insomma faccio diverse cose, quindi ne ho preso una grande quantità che mi congelerò a porzioni. Passiamo avanti, andiamo avanti e andiamo al reparto freezer. Eccomi qui, sommerso dalle altre cose surgelate, mi sbrigo perché sennò si scongelano tutte. E continuiamo allora. Qua ci sono gli gnocchi, questi qua sono dei salvacena, ovviamente non ce li facciamo sempre, ma può capitare qualche volta che si arriva tardi a casa o si è stanchi veramente sfiniti e quindi in soli 4-5 minuti gli gnocchi alla sorrentina. Ne abbiamo presi due pacchi. Patatine fritte, anche queste io le faccio anche in forno, ci metto un goccio di olio, un po' di sale, a volte non metto niente, a volte metto un po' di rosmarino o qualche spezia e le facciamo anche al forno. È raro che io le faccia fritte, preferisco fare quelle fresche, fritte che hanno tutto un altro sapore. Passiamo avanti, andiamo, questo qua è il merluzzo. Filetti gratinati di merluzzo d'Alaska l'abbiamo fatto altre volte ed è veramente molto buono, quindi abbiamo deciso di riprenderlo. Qua ci sono i gelati, li stavate vedendo già in sovraimpressione, li vedete già qui. Questi qua sono i biscotti tondi, vaniglia e cacao. Li ha presi Alice, invece Adriano ha scelto questi qua, ha detto: papà, guarda, prendo i tuoi gelati preferiti, però magari li mettiamo così, così li potete vedere meglio. Sono i Duke dei Maxi Bon, sono piccolini, io e Fabrizio ieri ce li siamo aperti e ce ne siamo mangiati uno ciascuno. Ecco, questa è la dimensione di questi gelati.
Quelli invece sono ancora chiusi, quindi non so, non saprei. Invece, questa è la pizza che abbiamo scoperto essere buonissima, ragazzi, provatela, poi mi farete sapere. Sono tre tranci di margherita, tre tranci più o meno di questa dimensione, già conditi con pomodoro, mozzarella e pomodorini. Io vi ripeto, ho messo qualche volta il gorgonzola e viene buonissima, ma già anche solo così è veramente buona. E devo dire che queste tre confezioni che sono costate circa 3,20 euro, se non mi sbaglio. Questi tre tranci per noi sono sufficienti, per noi quattro, perché i bambini non riescono neanche a mangiare mezzo trancio ciascuno. Mentre io e Fabrizio un intero ce lo caliamo, come si dice a Catania. E ci siamo trovati veramente molto bene. Quindi questo fine settimana non si compra la pizza, ma già l'abbiamo comprata al supermercato e faremo questa. Poi abbiamo preso. Eccoli qua, sugo alle vongole surgelato. Io non sapete, ma io non tocco il pesce, mi fa proprio impressione. Questo qua surgelato si scongela e poi si cuoce, credo un pochettino. Beh, ragazzi, io l'ho fatto già qualche volta a mio marito si è leccato i baffi. Ci ho aggiunto anche un pochettino di vino bianco e gli sono piaciute un sacco. Io non mangio le vongole, non mangio nessun tipo di frutto di mare, quindi non saprei dirvi, ma ai bambini è piaciuto tantissimo, quindi l'abbiamo ricomprato. Una cosa che prendo sempre è i piselli, e qua mi viene di pensare sempre 55 Winston 55, che loro nei loro video spesa non fanno mai mancare i piselli, ci fanno anche le battute sopra. Comunque, ragazzi, una delle paste più buone che piace a mio marito è la pasta con i piselli. Se qualche volta volete, vi faccio vedere anche come la faccio io nel bimbi. O meglio, nel bimbi io preparo i piselli e poi faccio la pasta a parte. Comunque, questi qua invece sono dei formaggi impanati, congelati, che poi si fanno o al forno o fritti. Sono buonissimi, io li faccio spesso al forno comunque. E la stessa cosa invece, questi qua li faccio in padella, non c'è bisogno neanche di farli al forno perché sennò poi seccano troppo. I bastoncini di verdura a me piacciono da impazzire, sono veramente molto buoni. I bambini non li mangiano molto spesso, a volte impazziscono appena sentono il sapore, certe volte invece no, preferiscono evitare, ma sono per me, e quindi se evitano è meglio, così ho qualcosa in più da mangiare. Cambiamo genere e ci vediamo dopo. Eccomi qui, vi faccio vedere direttamente dentro il mio cassettone della pasta tutto quello che abbiamo preso ieri. Faccio prima a fare così che a uscire tutte cose. Abbiamo preso tutta questa tipologia di pasta, le casarecce, abbiamo preso le pipe rigate per farla proprio con i piselli oppure con i legumi, i fusilli. Abbiamo preso anche, chi sei tu? I sedani rigati. E ci siamo fatti una bella scorta, tutte confezioni da 1 chilo. Poi ho comprato questo riso versatile che lo utilizzo per fare qualsiasi cosa, veramente. L'ho già utilizzato in 8 minuti, è pronto ed è buonissimo. Questi 3 cereali è già aperto, l'avevo fatto tempo fa e non l'ho ricomprato perché ancora ce l'avevo. Invece ho preso il riso Carnaroli, eccolo qua, vi faccio girare la testa oggi con questo video. Riso Carnaroli, poi io qua dentro ho tutte le porcherie, patatine aperte, le cose. Qualche scorta di cosa già aperta. Ho comprato le fave secche e sgusciate. Con queste io ci faccio il macco, che è diciamo, sono le fave stracotte che diventano proprio una crema e si fanno con la pasta. Una volta che la pasta rimane, quindi bisogna farne in abbondanza, poi si fa il macco fritto. Vi farò una ricetta, un video ricetta di macco e macco fritto, perché questo ve lo devo far vedere per forza perché è una ricetta tipica nostra siciliana. Di tali grandi rigati, le stelline che ci piacciono tantissimo come pastina, le mafalde, a noi piacciono tantissimo queste, poi i bambini si divertono un sacco a mangiarla, e gli spaghetti, abbiamo preso anche gli spaghetti, eccoli qua, il numero 7, spaghetti. Abbiamo preso anche no, le pappardelle, ve le faccio vedere cosa sono sommerse, le pappardelle all'uovo, e ne abbiamo prese 2 confezioni.
Eccolo qua, questo qua sono i filetti di sgombro, li abbiamo già provati, sono grigliati e sono buonissimi davvero, ve lo posso confermare, li ho già provati e veramente sono ottimi. Terminiamo il nostro video con le ultime cose da dispensa. Qua c'è la pappina di sedia. Questa qua costa circa 2,50 euro, 2,30 euro, non mi ricordo benissimo. Ed ecco un pollo e tacchino per misure piccole, per canuzzi di taglia piccola. Ed io solitamente glieli mischio con un pochettino di pateo. Adesso voi mi direte: ma queste cose fanno schifo, non sono buone, ragazzi. La mia cagnolina non sta bene, io la voglio accontentare, a lei queste cose piacciono, gliene do un pezzettino piccolino così insieme alle sue crocchette e devo dire che è abbastanza felice. Nel momento in cui lei ha bisogno di mangiare delle cose più salutari, delle cose qualitativamente migliori, non gliele facciamo mancare, ma momentaneamente va bene anche così. Andiamo avanti, questo qua è un misto funghi trifolati, delizie del sole, a me piace tantissimo, io molte volte lo utilizzo proprio per condirci anche la pasta, con tutto il suo olio e devo dire che ha un sapore abbastanza delicato ma nello stesso tempo sfizioso, quindi ogni tanto ce li spariamo anche così questi funghi, ma sono buoni anche da mettere sulla pizza. Piselli e carotine li vendono a confezioni da 3. Io li ho aperti per una mia, diciamo, li ho sistemati già e quindi li ho aperti. E la stessa cosa il mais dolce. Sono in confezioni piccoline, di modo che non si utilizzano, non si comprano le confezioni grandi che poi restano aperte magari per giorni e si buttano. Poi io compro spesso, compro sempre tutto ciò che riguarda i legumi pronti perché molto spesso io li utilizzo per farmi i burger di lenticchie, burger di fagioli o li preparo in qualsiasi altro modo e siccome sono già pronti e sono molto pratici io li utilizzo anche per fare dei burger all'ultimo momento. Ho anche fatto il ragù di lenticchie che è buonissimo, vi assicuro che è veramente molto buono e i bambini mangiano la pasta al forno molto spesso anche con ragù di lenticchie, quindi sono sicura di dargli le giuste proteine anche utilizzando i legumi. Andiamo avanti e chiudiamo questo video con la salsa che io utilizzo spesso. Utilizzo sia la rustica che quella a pezzettoni che questa qua passata. Mi sono trovata molto bene e quindi io le compro spesso. Questa qua in particolare oggi, ieri era in offerta e quindi ne ho comprate più confezioni. Ovviamente ve ne faccio vedere una di tutte perché non avrebbe senso. E chiudiamo invece con l'ultima, che questa qua è quella preferita dai bambini. È la preferita anche nostra perché è molto buona. Pomodoro ciliegino, veramente molto buona. È già pronta, quindi la dovete semplicemente versare in un tegame e fare riscaldare per 2-3 minuti. Io spesso la metto direttamente anche nella pasta appena scolata. Ci metto un pochettino di questa qua con un po' di olio extravergine di oliva. Possibilmente quello del frantoio, quello buono proprio, noi utilizziamo sempre l'olio buono e si riscalda automaticamente, quindi la utilizziamo anche così. Ok, ragazzi, questo è tutto. Questo video spesa mega è terminato. Avevo dimenticato il sale per la lavastoviglie. Mi trovo bene anche con questo, non vedo perché devo acquistare altri prodotti se questo qua comunque mi costa un po' meno. Mi sono trovata veramente molto bene. Poi abbiamo comprato frutta, abbiamo comprato le mele golden che erano il pacco grande, banane, eccetera, eccetera. Inutile che ve le faccio guardare, ve le faccio vedere. Comunque la frutta e la verdura dell'Eurospin devo dire che è abbastanza selezionata e quindi ci fidiamo. Sappiamo cosa stiamo comprando. Ok, ragazzi, adesso è veramente tutto. Grazie per avermi seguita fino ad ora. Un mega spesa di quelle che devono durare almeno un mese. Ovviamente poi ci riforniremo di cose fresche che terminano man mano, però diciamo che le cose più grandi, proprio da conservare e da consumare pian piano, le abbiamo finalmente prese. Vi saluto, grazie per avermi seguita fino ad ora. Adesso vi do un grande bacio, vi saluto tutti, grazie per avermi seguita. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che sta crescendo sempre di più. Vi ringrazio tantissimo, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie a quelli che ci sono sempre stati e che ci sono sempre. Un bacio a tutti dalla vostra Mari. Ciao ciao!